Mi piace pertanto definire il dottor Cucinelli come un leader sostenibile. E quindi siamo onorati, come Sapienza, nell'Ateneo più grande d'Europa, di conferire il titolo di dottore di ricerca in Management, Banking e Commodity Sciences, honoris causa, a Brunello Cucinelli. Grazie. Grazie. Si toglie. Ah, questo. Grazie. Allora, innanzitutto, magnifica lettrice, Fabrizio, amici, vi posso dire una cosa. Tutti 130 elodi hanno preso, gliel'ho chiesto prima, quindi bravi. No, io onestamente sono affascinato da tutto ciò che avete detto. Quindi la lezione che voi avete in mano non la leggete. Io provo a dirvi quattro cose che provengono dalla mia anima. Non c'è dubbio che mio papà è morto 3-4 mesi fa e quando gli dissi che mi avevate conferito questa, mi ha detto che bello, però ricordati sempre di essere una persona per bene, perché diceva sempre la stessa cosa. Quindi oggi che ho avuto io il dono da mio babbo e mia madre, io ho avuto il dono della povertà. So, voi specialmente più giovani, è difficile accettare che la povertà possa essere un dono. E io vi dico, per me è stato un grande dono della vita. La prima parte vi dirò, la scomporrò fra la prima parte di vita, prima in campagna, poi al bar come università della vita, poi però vorrei dire qualcosa sulla nostra splendida Italia e all'ultimo, essendoci una marea di giovani, mi raccomando, cercate di ascoltare attentamente ciò che vi dirò, perché voi, uscendo oggi, vi sentirete migliori, vedrete un futuro totalmente diverso, ve lo posso garantire. Quindi io ho vissuto questa prima parte di vita in campagna, bella devo dire, perché noi vivevamo in armonia con il creato, lavoravamo la terra con gli animali, non avevamo la luce, quindi se tu non hai la luce in casa, come vivi? Accompagnando il sole che scende, provando a immaginare che giornata sarà dopo, e poi accompagni subito le stelle, poi la luna. La prima stella, quella che noi contadini chiamavamo la stella bella, avete visto quanto è lucente, la prima che nasce. Quindi questa vita in campagna, eravamo in 13, per me è stata una gioia di vita. Io ero responsabile a tirare i buoi, lo racconto spesso, perché ero il più esile, mio babbo era il più forte e lui lavorava l'aratro con la terra. E mi diceva, mi raccomando, uno dei due buoi deve restare per forza nel solco. E io dicevo, perché? Perché altrimenti i solchi non vengono dritti. E dicevo, perché dovrebbero essere dritti? Perché sono più belli. Poi, da grande, ho incontrato nel viaggio in Italia di Goethe, quando si ferma in Toscana, e guarda questo contadino che stava sempre così e dice, scusa, ma che cosa guardi? Guardo i solchi. E perché li guardi? Perché devono essere dritti. E perché? Perché devono essere più belli. Quindi pensate a certe piccole cose. Avevamo un rapporto con la natura, con gli animali, meraviglioso, no? Pettinavamo il coniglietto che ci serviva per nutrirci, l'agnellino che si mangiava per Natale, per Pasqua, lo pettinavamo e lo chiamavamo per nome. C'era questo bel rapporto con gli esseri umani, specialmente, devo dire, tra noi. Si pregava molto, non c'era televisione, non c'era niente, ma io ho dedicato una gran parte del mondo, del mio tempo, a guardare il cielo e le stelle. Perché ricordatevi, il cielo e le stelle sono la fonte di ispirazione della vostra vita. Ascoltate a me. Poi sono andato a vivere, il sogno del babbo era di andare a fare l'operaio, quindi siamo andati a vivere in città e lì mi è cambiata la vita, perché la sera dalla mattina mi sono trovato con il bagno, l'acqua calda, la televisione e la luce. Lì ho iniziato, avevo 15 anni, ho iniziato a frequentare il bar del paese, il piccolo barrettino, solo uomini, ahimè, però era così. Vi era solo questa mia amica Lella che faceva la prostituta. E devo dire che è stato anche lì, questi 10 anni, la mia università della vita.
Poi vi dirò che l'università è il sale della terra, per l'amor di Dio. Però quella è stata la mia università della vita, dove, prima di tutto, c'è sempre qualcuno che ascolta le tue pene. Ditemi oggi, chi di voi trova qualcuno facilmente che ascolta le nostre pene? Era un luogo un po' particolare, era un luogo dove si discuteva di tutto, donne, economia, filosofia, matematica, cultura, politica, moltissimo. Però quando si discuteva di filosofia, io facendo geometri, non facevamo filosofia, quindi c'erano questi due ragazzi che mi parlavano sempre di Kant, facevano il classico. E io non potevo partecipare perché noi andavamo a letto quando andava bene alle 6 di sera, come stanotte alle 3 del mattino, no? Perché è la nostra vita. Andrai a cercare questo libro di Kant, difficilissimo allora, difficile oggi, però incontrai due bellissime espressioni. La prima, ascoltate voi giovani, due cose mi affascinano nella vita: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, che ciò che mi diceva sempre mio babbo per tutta la vita mi ha detto: devi essere una persona per bene, mi raccomando. Poi era anche un po' scherzoso, diceva: vuoi essere il più ricco del cimitero? E poi magari ricordati che i debiti lavorano anche la domenica. Quindi c'era un bilanciamento molto carino. La più importante che ho messo come targa al centro del paese: sentite com'è bella, agisci considerando l'umanità, sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. E voi scegliete come nobile fine l'umanità e vi cambierà la vita. Quindi sono stati 10 anni, praticamente io non ho studiato niente perché ho fatto 3 anni di ingegneria, a Perugia avevamo solo il biennio e ho dato un solo esame, geometria scritta, non sono stato ammesso all'orale. Però vi dico una cosa seria che dico sempre al mio amico Maurizio Oliviero, rettore di Perugia, e ho detto ai professori stamattina, rettrice: c'è un'intelligenza da studio e un'intelligenza dell'anima. Ricordatevi che noi, le nostre scuole italiane, sono coloro che ancora sostengono l'educazione più che l'istruzione. Un essere umano istruito è uno che sa qualcosa. Un essere umano educato è aperto al mondo. Questo noi abbiamo fatto. Poi chiaramente al bar qual è? I scherzi di tutti i tipi. Poi iniziavo a immaginare, progettare che cosa farò da grande. Nel contempo però, verso i 17 anni, mio babbo tornava a lavorare dalla fabbrica, faceva prefabbricati in cemento armato, non si lamentava del compenso, ma si lamentava che veniva umiliato, offeso. Quindi io, vedere gli occhi lucidi del babbo, avevo 16 anni, umiliato, mi sono detto: non lo so che cosa farò nella vita, ma lo vorrei fare per la dignità morale ed economica dell'essere umano, perché questo è il grande tema della vita. Poi verso i 23-24 anni, dopo aver fatto molte cose, perché abbiamo fatto l'allevamento di lumache, siamo andati una sera su, c'erano partite tutte, dici: ma come fanno a partirvi le lumache? Sì, perché avevamo messo la rete ma non avevamo fatto la pendenza all'interno, le lumache sono andate. Avevamo fatto l'allevamento dei lombrichi, vabbè. Poi decisi di far Caspi. Sapete perché? Non sapevo niente. Primo vi dico una cosa bella. Quando decisi di far Caspi, io a mio babbo facevo sempre scherzi. Mi diceva: come vanno gli studi? Benino, insomma. Insomma, allora torno e gli dico, noi ci chiamiamo babbo. Gli dico: caro papà, per voi romani il film di Sordi, L'americana Roma, è stato fonte di ispirazione, no? Dico: caro papà, mi metto a fare pullover di Caspi. Lui mi guarda in perugino: cocco mio, non ci ho capito niente. Pullover non sapeva la parola, Caspi non lo conosceva, e papà sì e no. Però sentite che mi ha detto la cosa più bella dell'umanità: fai tu che Dio ti aiuti. E voi oggi, se noi padri o nonni tornate a casa affascinati da un progetto, noi convinti di sapere, vi diciamo: chi ti fa il progetto, chi ti fa la produzione, dove lo vendi, chi te lo finanzia? E voi siete un po' sconsolati, quindi andate per la vostra strada, non ascoltateci troppo, ascoltateci solo quando vi parliamo dei grandi ideali.
la bella famiglia, la bella politica, la spiritualità, la religione. E quindi poi a 25 anni mi sono messo a far questo, ma il mio obiettivo era lavorare per la dignità umana. Quindi due parole su, mi sono messo a far Kashmir. Io volevo un'impresa, guardate, che facesse il giusto profitto, una giusta crescita, che vivesse in armonia con il creato. C'è stato un passaggio che mi sono dimenticato di dire, quando raccoglievamo il grano, che era il giorno più importante, mio nonno la prima balla di grano la mandava alla comunità. Avete capito? Non l'ultima. Quello rappresentava per lui e per me l'equilibrio tra profitto e dono, questo grande tema che noi dobbiamo recuperare. Quando aprii questa microimpresa volevo che gli esseri umani lavorassero in un luogo leggermente migliore, perché guardate che ancora oggi, specialmente nelle fabbriche, non guardate troppo gli uffici, andate in produzione e vedrete che a volte le condizioni di lavoro non sono un granché. Siamo stati abituati a far sì che i nostri lavoratori non vedessero il cielo, ma il cielo è la fonte di ispirazione. Se io ti do stima, la stima genera responsabilità, la responsabilità genera creatività. Quindi vorrei che i nostri lavoratori fossero animo pensanti, guadagnassero qualche cosa in più, perché i salari delle persone che lavorano nel nostro paese poi alla fine non sono molto alti. Quindi luoghi di lavoro, salari e sentirsi anima pensanti. Produrre senza recar danni all'umanità, direi anche il meno possibile. E questo è ciò che ho fatto. Adesso però vorrei parlare del valore dell'Italia, perché guardate, io credo che noi intorno al Rinascimento eravamo mediatori culturali del nostro paese e credo che possiamo tornare ad esserlo, perché questo che verrà, poi vi dirò, io credo che sia un secolo d'oro. La nostra Italia è un paese meraviglioso, è un paese che in questo momento ha dimostrato al mondo la vera qualità del nostro stato sociale. Abbiamo condotto la pandemia forse nel miglior modo di ogni altro paese. Il nostro stato sociale ci ha consentito di non licenziare, le nostre strutture produttive e commerciali non si sono alleggerite. E oggi avete visto che cosa sta succedendo, che il nostro PIL è l'unico PIL al mondo in crescita rispetto ai preventivi. E sapete perché? Perché noi abbiamo tutte le strutture al completo, produttive e commerciali. Questo è un risultato del grande stato sociale del nostro paese. Quindi dovete essere fieri di abitare in un luogo che ha una cultura immensa, che ha un suo stato sociale immenso, che ha un sistema politico di cui Pericle direbbe non per niente male. Quindi non vi fate affascinare che il nostro sistema politico non è di qualità. Noi siamo il massimo espressione della democrazia. Sapete che è il momento dove il tasso di disoccupazione è intorno all'8%, forse, dicevamo con il mio amico Andrea Pontremoli, uno dei più bassi della nostra storia. Se considerate che l'ultimo periodo non è più di nostra competenza i manufatti di basso livello, perché ormai il mondo è cambiato, perché internet ha cambiato la produzione mondiale, non perché noi non siamo capaci. Quindi noi viviamo in uno stato di grande qualità, in uno stato sociale di grande qualità. E se lo stato sociale è di qualità, l'essere umano vive spiritualmente in un modo leggermente migliore. Quindi possiamo tornare ad essere mediatori dell'umanità culturali come le eravamo nel Cinquecento. Adesso l'ultima parte, io la vorrei fare, vorrei guardare su voi giovani. Ascoltatemi 10 minuti, porca miseria, ascoltatevi. Guardate, io ho 69 anni, premesso 69 anni, questo che vedrò sarà il 64esimo governo. Quindi non capisco tutti coloro che si preoccupano del nostro sistema politico. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica solido e abbiamo il governo
che cambia ogni tanto perché approviamo le leggi con maggioranza. Allora, voi giovani, noi sapete che cosa abbiamo fatto? Due grandi errori. E lo fate anche coloro che hanno 40 anni, più o meno. Il primo, abbiamo detto, abbiamo cercato di trasmettervi l'obbligo di aver paura, magnifica rettrice. Se voi domani sostituite la paura e mettete la speranza, il mondo cambierà. Che logica ha una vita senza speranza? Guardate bene. Provate a fare come ci ha insegnato Tommaso Moro quando dice: oh Dio mio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare. Aiutami a cambiare ciò che posso cambiare, no? E poi ne abbiamo fatto un altro importante. A non studi, ahimè, andrai a lavorare. Abbiamo addebitato il lavoro, al lavoro tutte le colpe per non aver studiato. Adesso sono contento che i nostri professori, magnifica rettrice, hanno preso 110 lodi, però ricordatevi, c'è un'intelligenza dell'anima. San Francesco dice: cerca di curare l'anima e scopri l'arte di farti voler bene. Abbastanza ragazzotto parte e va dal sultano, diventano amici. Forse l'uomo più potente della terra in quel dì diventano amici, giusto? Perché per forza, no, vi dico questa di Benedetto, guarda, lo chiamo Benedetto perché io ho un bel rapporto con questi santi, dico sempre, quando esce la collezione, Francesco e Benedetto, dateci una mano, ci sarebbero San Francesco e San Benedetto, perché possiamo migliorarci. Lui raccomanda l'abate, e l'abate è responsabile anche dopo la morte dei suoi monaci, di essere, sentite, rigoroso e dolce, esigente maestro, amabile padre. Io non so come si può fare, essere rigorosi e dolci, esigenti e amabili, però cercate di esserlo. Tornate a credere nei grandi valori. Cercate di essere umili, coraggiosi. Se voi siete umili e coraggiosi, la creatività esplode. Jean-Jacques Rousseau dice che ogni essere umano può essere creativo se tutto intorno a sé è in pace con il creato. Lui stesso dice: non posso minimamente immaginare che ci sia un essere umano simile a me. Siamo tutti diversi. Quindi investite in questa sorta che io, sorta insomma, che io vorrei chiamare umanesimo universale. Siate aperti al mondo. Abbiate il coraggio di non volgere le spalle alla povertà. E io sono sicuro che la pandemia ci avrà portato a guardare la povertà con un occhio leggermente diverso, sicuramente meglio di ieri. Siate idealisti affascinati. Tornate ad equilibrare tecnologia umanesimo. Guardate che Einstein dice che al massimo un essere umano può essere concentrato 6 ore al giorno. Ma se noi siamo connessi il giusto, la nostra vita può tornare ad essere migliore. Perché io sono convinto che sicuramente la tecnologia è un dono del creato, ma ci può rubare quell'anima che il creato ci ha dato. Guardate, abbiate il coraggio, no? Voi siete giovani. Alessandro Magno sta lì, guarda per giorni il mare. E la mamma gli dice: scusa Alessandro, ma che cosa guardi? Il mare. Perché voglio conoscere i confini del mondo? E crea con degli amici forse l'impero più potente della storia. Ma quando sconfigge i greci, si veste da greco e si presenta e dice: oh mio stimato popolo. Quindi siate aperti, indipendentemente dalla lingua, dalla religione. Abbiate speranza nel futuro. Credete nel grande tema della sostenibilità. Perché io penso che anche la pandemia questo ci ha lasciato. Sicuro. Noi saremo molto più attenti dove è fatto un prodotto, come è fatto. Abbiamo recato danni agli esseri umani, al mondo intero. Abbiamo fatto profitti ingiusti. E voi dovete percorrere questa strada. Cercate di farvi voler bene, discutete a casa, siate affascinati dal creato. Siete d'accordo?
fate scherzi, sorridete la vita, cercate di scoprire il valore della gioia della vita, siate gioiosi. Ma se voi siete gioiosi, qualcuno vi si avvicina in un modo totalmente diverso. Siate amabili, gentili, carini, educati, garbati, abbiate il coraggio. E nei grandi ideali cercate di essere inflessibili. Studiate il giusto. So che i professori, anche il mio amico Maurizio, dice non studiate troppo, perché se vi manca il tempo per l'anima, il vostro essere umano sarà diverso quando voi sarete grandi. Studiate il giusto e dedicate una parte di tempo all'anima. E cercate di curare questo grande tema, dicevamo l'altro giorno con i miei amici, l'innominato, questa grande opera di Manzoni, questo mal dell'anima che l'innominato ha per aver fatto tante cose difficili. Andate a leggere questa pagina e vi cambierà il mondo. Ha fatto talmente tante cose dure nella vita che l'ultima che ha fatto ha sequestrato Lucia per conto di Don Rodrigo. La notte lui, questi demoni, lo portano a convincersi di suicidarsi. Carica la pistola, poi la lascia lì. Riesce a passare la notte e arriva al mattino e sente degli schiamazzi. Allora dice all'amico del Nibbio, il suo servitore, chi sono costoro? E questo servitore dice lui, sire, stanno andando dal Cardinal Borromeo. Che cosa andranno a fare dal Cardinal Borromeo? Anche loro avranno i loro demoni. E lui dice, pare però che questo Cardinal Borromeo curi in qualche maniera il mal dell'anima. Decide, anch'io voglio andare dal Cardinal Borromeo. E quando voi avete altre due orette, andatevi a leggere l'incontro fra il Cardinal Borromeo e l'innominato, e poi potreste anche dire che l'innominato è una sorta di San Paolo dei tempi moderni, no? Diventa l'uomo più buono del mondo. Perché io volevo, scusate, parlare a voi giovani? Perché dovete tornare ad essere affascinanti, scherzosi, gioiosi. Fate i scherzi, non volgari. Vedete, io ho fatto sempre scherzi nella vita e una delle cose che mi umiliava un po' più, quando andavamo a scuola ci chiamavano contadini perché eravamo vestiti da contadini, avevamo i capelli tagliati da contadini. Allora avevo vicino a me il mio amico Massimo, 15 anni come me, a cui era morta la mamma, che gli rubavano tutti i giorni la merenda. Quelli io leggermente più lesti, che volevano essere cittadini, no? Un giorno mia mamma ha detto, mamma, preparami due merende. Che ci fai? Non ti preoccupare. Passo per l'alimentari del paese e ho preso Guttalax, insomma qualcosa che ti manda al bagno. L'ho messo in questa merenda, poi l'ho messo sotto. E a Massimino ho detto, Massimino, stamattina scopriamo chi ci ruba le merende. Verso le 10 questi due ragazzi, professore, non ce l'hanno più rubate. Ma perché voi dovete umiliare un essere umano? Noi non avevamo mezzo euro per comprare la merenda. Perché ce la devi rubare? Perché ci devi umiliare unicamente perché eravamo di campagna? Ecco, voi siate carini, scherzosi, gioiosi. Fate tutti i scherzi che volete, ma non offendete la dignità dell'uomo. Siete d'accordo? D'accordissimo? Sorridete al cielo. Ma quando siamo in difficoltà, a chi chiediamo aiuto? Al cielo. Le stelle. Ho qui il mio amico con cui discuto spesso, di Gianluca Vacchi, delle stelle del cielo. E anche ieri sera discutevamo. Quando siamo in difficoltà, Gianluca, guardiamo il cielo e chiediamo aiuto a ognuno di noi, a qualcuno, no? Io, a mio babbo, a mia mamma. Abbiamo bisogno di curare l'anima. Sapete Eraclito che dice? L'essere umano, scusate Epicuro, l'essere umano ha due problemi da risolvere. Curare il mal dell'anima che ci accompagna per tutta la vita e utilizzare ciò che la terra ci dà, non consumarla. Quindi voi che sarete i nuovi utilizzatori di ciò che la terra ci dà, non consumatela. Cercate di riappropriarvi, di recuperare, rimiscelare, ricondizionare, perché abbiamo bisogno di questo tipo di spirito. Sapete perché ho fatto Kashmir? Io non conoscevo neanche il Kashmir, giocavo a carte.
perché io volevo fare un Made in Italy, che qualcosa che tu butti, che non butti e lasci in eredità. Tu un pullover di cashmere non lo butti, no? Io mi sento un custode, sentitevi custodi pro tempore del creato. Sentitevi responsabili delle bellezze del mondo. Adriano, imperatore, a se stesso dice: mi sento responsabile delle bellezze del mondo. Siate responsabili delle bellezze del mondo pro tempore. Facciamo questa biblioteca, sapete chi mi ha ispirato? Hanno detto cose, scritto cose bellissime, mi avete affascinato, tutte e tre. Da te, magnifico rettrice, a voi. Adriano Imperatore dice: i libri mi hanno indicato la via della vita. Da grande la vita mi ha fatto comprendere il significato dei libri. Chi edificherà biblioteche avrà costruito granai per le future generazioni. Voi costruite biblioteche. Voi fate affascinare dal cielo. E guardate, io credo che da Platone, amico mio Massimo, andar su Platone, Aristotele, fino ad arrivare a Hobbes, Locke, Jean-Jacques Rousseau gli dedica un libro, sul contratto sociale, ma è sempre un rapporto tra esseri umani. Questa volta io penso che voi dovete istituire una forma di contratto sociale, stavolta con il creato, con il cielo, con la terra, con gli animali e con noi esseri umani. Quella sostenibilità di cui loro hanno parlato, i professori, mi fa enorme piacere, perché io credo, quando sono stato al G20, che è stata un'esperienza affascinante, perché adesso vi dico così, al G20, ma dovevo andare a parlare a quelli lì, quindi sapete, sono stati 2 giorni senza mangiare, pane e acqua, perché avevo paura di mal di pancia, qualcosa. Poi io non leggo niente, quindi, però vi dico una cosa, il principe Carlo, adesso re, ha parlato di sostenibilità della terra, clima, però c'è una sostenibilità economica. Quanto guadagni al lavoro? In che condizioni lavori? C'è una sostenibilità culturale. Che facciamo noi per la cultura delle nostre imprese, per noi stessi? E poi c'è quella più importante, forse spirituale. Se tu mi tratti bene, io sto meglio. Se ho una vetrata dove posso guardare fuori, il mio spirito migliora. Noi abbiamo bisogno di curare lo spirito. E adesso concludo, perché sono affascinato da ciò che avete scritto, mi avete emozionato, vi dico la verità, però vi concludo con una cosa che ma sempre da ragazzotto, a un certo punto nel 1937 Pavel Floreschi viene condannato a morte in Russia, e 2 o 3 giorni prima decide di scrivere una lettera ai propri figli e dice: o miei amati figli, quando l'animo è pesante, quando qualcosa non vi riesce, quando qualcuno vi umilia, quando qualcuno vi offende, uscite fuori e guardate il cielo e le stelle, e tutto si riequilibrerà. Voi fatevi illuminare dal cielo e dalle stelle e siate persone per bene. Grazie, grazie professore. Grazie. 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 E allora, con viva soddisfazione, conferiamo il dottorato di ricerca honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences a Brunello Cucinelli, per aver saputo coniugare una storia imprenditoriale di successo con il rispetto della vocazione del territorio e dei valori sociali, dando vita a un nuovo umanesimo d'impresa.
lei.